ma ci arrivano. Avete sbagliato quartiere, lo urla più volte una donna negli attimi concitati in cui la gente di Piazza Raffaello è un fiume in piena e ha circondato le due ladre sorprese a rubare in uno dei condomini popolari e popolosi del quartiere Sant'Elia di Brindisi. Gli uomini non le toccano, questa regola qui vale persino più che altrove, ma in attesa che arrivi la polizia le ladre vengono affidate ad altre donne, le quali le trattengono e intrattengono in modo che definire energico è un eufemismo. È probabilmente la stessa banda che da giorni aveva colpito i numerosi appartamenti nelle zone periferiche di Brindisi, al punto che l'allarme era partito già nelle chat. È una udinera che oggi è stata vista a Sant'Angelo. Gli uomini rimangono giù e le donne, una bionda e una scura, salgono e fanno gli appartamenti. Per cortesia, aiutiamoci l'un l'altro perché tutti sappiamo i sacrifici che facciamo. Giovedì mattina, giorno in cui al Sant'Elia c'è il mercato, i ladri hanno pensato di muoversi più agevolmente. Mentre due uomini li aspettavano in auto, le donne sono salite in un condominio e hanno tentato di forzare la porta di un appartamento con un cacciavite, ma sono state scoperte e per loro è iniziato un inferno. Trascinate fuori dal condominio, prima che arrivasse la polizia, hanno trascorso lunghissimi momenti di terrore. La rabbia della folla che si è radunata intorno a loro cresceva ed era alimentata dal fatto che in queste palazzine la gente spesso non arriva alla fine del mese e trovarsi qualcuno che viene persino a rubare in casa ha fatto andare su di giri. Ma non c'è stato alcun tentativo di linciaggio. Sono partiti alcuni ceffoni, quelli sì. In particolare è stata una donna anziana ad andarci pesante. Una violenza che comunque non può essere giustificata, ma le due ladre non hanno mai rischiato più di questo. Probabilmente qualcosa di più sarebbe successo se i due uomini che erano con loro e che sono fuggiti vigliaccamente abbandonandole in quel delirio fossero stati a loro volta bloccati. Le due ladre, dopo essere state medicate all'ospedale Perrino, sono state tratte in arresto e rinchiuse nella casa circondariale di Lecce. Una parte della refurtiva, anche relativa ai furti dei giorni precedenti, sarebbe stata recuperata.